Oggi è un giorno importante per la Sangritana e per 17 comuni del territorio perché appunto questo ente ha deciso di donare ben 17 defibrillatori a questi comuni. Come mai questa idea? Questa idea è nata un giorno 17, il 17 di dicembre, sotto Natale, tutti più buoni, i regali di Natale, noi avevamo questa opportunità. Abbiamo pensato di ricollegare Sangritana col territorio di pertinenza, quindi abbiamo interpellato i sindaci sulla vecchia tratta della linea ferroviaria da San Vito Marina fino a Castel di Sangro e abbiamo avuto 17 adesioni e abbiamo potuto fare questa bella manifestazione di oggi, donare un presidio sanitario che ci auguriamo non debba essere mai utilizzato, ma qualora, e la vita ci dimostra che ai noi comunque qualche volta sarebbe utile avercelo vicino, sperando che possa essere utile per qualche cittadino del nostro territorio, ma anche per qualche turista del nostro territorio. Ai comuni è stato offerto sempre a spese di Sangritana anche un corso per l'utilizzo di questi strumenti? Sì, necessariamente, perché se no, prima il dottor Accettura che ha relazionato ci ha detto che anche nei palazzi pubblici ci sono gli impianti antincendio, ma forse le prove non si sono mai fatte. Un defibrillatore sicuramente la persona o le persone che ci verranno indicate dai sindaci, noi le formeremo per poter utilizzare in maniera esatta defibrillatore all'occorrenza. Tornando invece al percorso che va dal mare alla montagna, c'è la possibilità di tornare ad utilizzarlo, magari anche soltanto per un fine turistico? Noi ci auguriamo, i tempi non sono brevi perché ci sono dei cantieri in corso e c'è una frana, specie nella tratta da Castel di Sangro fino a Piane d'Archi. Però di fatto, come ho detto prima, noi adesso con i nostri pullman turistici iniziamo a ricreare il tessuto turistico del territorio. Ci auguriamo che la Regione, con gli ingenti investimenti che sta programmando e predisponendo per quel tipo di intervento, ci permetta di riportare la linea ferrata in una maniera utilizzabile. E qui i treni turistici sicuramente potrebbero fare la loro parte.